Ciao a tutti e ben ritrovati in questo terzo episodio di A Bird Story. Continuiamo da qua e lanciamo questo aeroplano di carta. Ed ecco qua, il nostro amichetto ce lo va a prendere. E no, grande, lo usa come barchetta. Siamo a scuola. E facciamo conoscere alla classe il nostro amichetto. Vediamo un po' dove ci porta. Un camion dei gelati. Ah, vuoi anche tu mangiare gelato? Va bene. Ma non tutto. Non si fa. Grande. Ha rimesso la palla a posto. Le paperelle. Seguiamo le paperelle. Attenzione alla strada, mi raccomando. In fila, tutti quanti. Ok. E siamo nel parco giochi. Però adesso noi non siamo più soli. Prima sì. Eravamo soli. Ora no. Ah, vuoi giocare a questo? Ah, ecco. Richiama l'attenzione degli altri per giocare con noi. Mi sta venendo in mente. Oh, guardate. La luna, vai. Sto pensando, e se fosse la reincarnazione di qualcuno della sua famiglia, l'uccellino. Così mi è venuta in mente questa cosa. Vabbè, sono solo pensieri. E lanciamo il nostro aeroplanino. Ecco qua, grande. E anche questa giornata è andata così. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto tante cose. Andiamo al negozio a comprare. Ecco qua il cibo per il nostro amichetto. Va sì, va bene, va bene. Che cos'è? Un dolcetto. Andiamo via senza pagare? No, no, paghiamo, paghiamo. Ok. Possiamo fare il ritorno a casa. Non siamo più soli. Ma ancora non sappiamo perché eravamo soli. Anche la musica è cambiata adesso. Ah, il ricordo del nostro primo incontro. Un altro uccellino? E tu? Tu non hai paura. Ah sì, sei scappato. Il nostro amico è pensieroso, sta fuori dalla terrazza. Bene, è quasi ora di andare a nanna, eh. Già le 11:10. Però possiamo stare un altro po'. Libro chiuso, via. Possiamo fare un po' di compagnia.
il nostro carissimo amico che ci riempie le giornate. E vediamo cosa succede adesso. Siamo in cima a questo palazzo con il nostro libro. Aeroplanino di carta? Direi di sì. No? Un po' come nel sogno, che si formavano tutti questi fogli sotto di noi e si creava un aeroplanino di carta. Ecco qua. Abbiamo tolto tutte le pagine dal nostro quaderno, credo sia. Abbiamo composto un rettangolo per fare un aeroplanino gigante di carta. E infatti, con l'aiuto dell'uccellino, facciamo un aeroplanino di carta enorme. Anche perché nessuno dei due sa volare adesso. E come in un sogno si vola. Ah, possiamo direzionare l'aeroplanino in cima alla città e vai. Possiamo anche andare veloci, che bello. Siamo in un paesaggio montuoso, che bello. C'è anche un lago. Ah, ecco qua. Ci siamo. C'è un'isoletta sospesa. Ah, ecco. Ci sono altri due uccellini, ma non si vedono. Chissà perché. E continuiamo allora. Andiamo a cercare altre isolette sospese. Continuiamo per di qua. C'è un cielo azzurro bellissimo. Oh, che bel panorama. E c'è un'altra isoletta molto caraibica, esotica. E ci sono altri due amichetti. Quindi siamo andati a trovare questi amichetti, no? Ah, probabilmente era piena l'isoletta e non ci volevano. Quindi stiamo cercando. Forse stiamo cercando una casa per il nostro amico. Può essere. Perché se ce ne siamo andati via vuol dire che non possiamo stare lì. Questa è un'oasi, un deserto. Anche qua dobbiamo cercare un'isoletta. Aeroplanino, accelera. Oh, che bello. Ecco qua un'altra isoletta. Andiamo qui. No? Forse dobbiamo tornare indietro. Qua? Andiamo. C'è qualche. Ecco qua. Eccola qua. È un'isoletta molto
Arida. E qui? Qui non c'è nessuno? Ah, ecco, sì. Ci sono già degli occupanti. Va bene. Salve, grazie. Saluto. Alla prossima. E noi continuiamo per il nostro viaggio, pare, in cerca di un posto per il nostro amico, forse anche per noi, chissà. Qua invece non c'è nessuno. Ah no, come non detto. Ci sono delle uova, quindi a quanto pare qualcuno ha covato. La ricerca continua. Ok, bellissimo paesaggio su una cascata. E anche qui, per l'ennesima volta, è tutto occupato. E noi continuiamo per questo nostro viaggio un po' strano, un po' tra le nuvole. Finito così. E torniamo indietro. Non ti abbiamo trovato una casa, amico mio, ma vorrà dire che dovrai restare con noi. Ah, ok. Magicamente tutti i fogli rientrano nel quaderno. Pensierosi tutti e due questa sera. Dai, tranquillo. Tanto, finché puoi stare qua, sei al sicuro. Direi che è l'ora del... Oh, questa... Questa signora? Chi è? Perché ci segue e non ha volto? Si vedono gli indumenti, però la faccia no. Ma noi ci nascondiamo. Sembrava la tizia che voleva curare il nostro amichetto. Va bene, ragazzi, io direi di chiudere qua questo terzo episodio. Continuiamo la prossima volta. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, commentate, fatemi sapere se vi sta piacendo questa serie. Io vi do appuntamento alla prossima puntata con A Bird Story. Un saluto da Gioco Sporco, alla prossima!